5, fine ultimo. Santa Maria delle Mole attraverso Roberta S. Guida. Siate presenti in questo tempo, nel vostro presente. Non vi dilungate in situazioni che non vi portano a nulla, che non creano in voi quell'armonia che cercate. Siate coerenti con quello che dite di volere, fatelo non per far piacere a qualcuno lassù in alto, ma fatelo per voi, perché nella vostra ricerca potete trovare voi stessi e potete farlo veramente, ed è ora che voi lo facciate, perché è tempo per tutti voi di comprendere che dove siete è esattamente il posto più adeguato per ognuno di voi, e che non ci siete finiti per caso, vi ci siete portati da soli, ed è questo movimento che vi ha portato fin qui oggi. Avete percorso strade ed avete toccato cose, ma non vi siete accorti molto spesso del movimento di ciò che avete fatto, e in questa distrazione vi siete persi. Ecco cos'è che dovete recuperare, semmai. La vostra attenzione in tutto ciò che fate, nelle cose più piccole, attenzione nei vostri stessi pensieri, in quello che dite di credere e in quello che dite agli altri. La disarmonia che vi porta a squilibrio sta proprio qui, in queste vostre confusioni, in questo vostro modo di vivere in maniera incoerente. Noi vi diciamo che l'incoerenza vi appartiene, ma vi diciamo pure che sotto certi aspetti potete essere coerenti. La vostra incoerenza, semmai, è quella di dover tirare fuori di voi nuovi elementi di volta in volta. Allora vi accorgerete che potete essere sia buoni che cattivi, come voi vi definite. Siete voi a fare la differenza e a stabilire di volta in volta chi essere e come muovervi. Ma dovete scoprire che in voi c'è sia la bontà che la cattiveria, perché sono vibrazioni umane che appartengono all'essere umano, e non potete escluderne una, perché escludendola squilibrereste il vostro organismo tutto. Allora, più che cercare di eliminare quello che di voi non vi piace, dovreste piuttosto tirare fuori tutto ciò che c'è in voi. In questo modo vi accorgerete innanzitutto di essere delle persone complete e di poter scegliere di volta in volta quale vibrazione usare. La vostra mente dovrebbe essere lo strumento che vi consente di attuare, di applicare le vostre energie nelle differenti situazioni, ma la vostra mente è spesso invece lo scopo, il fine ultimo per alcuni di voi. Arrivare a capire certi concetti vi serve a poco. E noi questo ve lo diciamo di cuore, perché sappiamo che la comprensione di alcune situazioni può solo stimolare la vostra mente a cercare nuove risposte. In questa ricerca la vostra mente può perdersi in inutili discorsi, ed è sempre così. Succede così alle persone che cercano di capire con la mente ciò che non appartiene alla mente. La vostra capacità di percepire va oltre la vostra mente. Allora, se va oltre, significa che la vostra mente deve adeguarsi alle vostre percezioni, e dunque non cercate di ragionare sulle percezioni, ma provate a percepire i pensieri che possono raggiungervi. In questo modo sarete in equilibrio con voi stessi, con quell'armonia che è già vostra, perché non dovete fare chissà quale lavoro per ritrovarvi. Perché voi già ci siete già in voi e avete tutto il necessario per poter essere quello che siete. Non avete bisogno di chiedere ciò che in realtà non vorreste chiedere, ma le vostre menti hanno bisogno di spazio per poter riflettere e per poter seguire alcuni nostri discorsi. Allora siate sereni in voi stessi mentre ascoltate queste parole. Le nostre parole dovrebbero essere delle carezze per voi, non degli stimoli per la vostra mente. Ve lo diciamo perché sappiamo che studiare questi nostri messaggi non vi aiuta se lo fate con l'intento di comprendere, di approfondire una conoscenza,
ma vi aiuta se invece vi ponete nei confronti di questi messaggi in maniera diversa, ascoltando cioè delle parole che vi rilassano, che vi donano serenità, armonia, perché raggiungono la vostra vibrazione, perché è da lì che vengono, da quella vibrazione originaria, chiamiamola così, quella verso cui i vostri sguardi sono puntati. Allora, noi non vi diciamo di non dedicarvi alla lettura di libri o di testi sacri, vi diciamo però di cambiare atteggiamento nei confronti di queste letture. Se una lettura non vi dona armonia, non è una lettura che fa per voi. Se scegliete la strada dell'armonia, dovete sapere dove potervi ricaricare, perché nessuna energia è fine a se stessa, è a circolo chiuso. Avete dunque sempre bisogno di un interscambio e qualsiasi movimento voi facciate è un movimento mosso da una certa vibrazione che vi raggiunge. Allora sappiate alimentare quelle vibrazioni in grado di portarvi in equilibrio, di portarvi alla conoscenza di voi stessi e non a quella conoscenza superficiale che potreste definire con il nome di cultura. Tutto vi arricchisce, ma quello che arricchisce il vostro spirito non si trova dappertutto, o meglio, si trova dappertutto, ma dovete voi essere in grado di accorgervi innanzitutto di esserci, di essere presenti, di vivere. Accorgetevi della vostra vita e sarete un passo avanti, accorgetevi di esistere e avrete fatto buona parte del vostro percorso. Tutte quelle piccolezze umane che a voi non piacciono sono tutte dovute alla vostra incoscienza, inconsapevolezza di essere vibrazione, di essere vita. Allora, in questo sonno potete perdervi o potete decidere di muovervi diversamente. Ogni istante è diverso dall'altro e voi vi distinguete in ogni istante, in ogni momento, da voi stessi. Siete tutti diversi gli uni dagli altri, ma allo stesso tempo siete simili e siete uguali. Non cercate di capire questo discorso, cercate di percepirlo, cercate di immedesimarvi in un'onda che raggiunge tutto, che si muove all'infinito, e se la vostra mente non riesce ad immaginare l'infinito, la vostra capacità di percepire può tranquillamente percepire il senso di questo discorso. Allora chiudete gli occhi e abbandonatevi al suono delle parole, perché avete bisogno di una mente serena per poter prendere coscienza di dove vi trovate e di cosa state facendo. Ma tutto questo non è un rimprovero, non è un richiamo, è semplicemente la vostra verità e non dovete temerla, perché non c'è nulla di negativo in ciò che state facendo e nei vostri atteggiamenti, perché quando vi invitiamo a modificare alcuni movimenti, lo facciamo pur sapendo che voi già state modificando quei movimenti. Allora le nostre parole vi raggiungono in ogni momento adeguato per voi. Domanda. Più volte ci avete detto di cercare di percepire il significato di quello che voi ci dite, più che di cercare di comprenderlo con la mente. Ma voi sapete che la mente è lo strumento con cui noi comprendiamo e sapete anche che noi siamo abituati da sempre a cercare di comprendere tutte le cose che abbiamo intorno. Quindi percepire una cosa, una sensazione, una vibrazione, senza cercare di comprenderla con la mente, noi abbiamo difficoltà a fare questo. Risposta: e dunque avrai difficoltà, ma sarai tu a volere quella difficoltà, perché il tuo stesso modo di parlare crea in te una certa vibrazione. Stai forse dicendo di non essere in grado di percepire? Perché se così stai dicendo, tu stai insinuando di non avere dei sentimenti e delle emozioni, e noi sappiamo che non è così, ma lo sai molto bene anche tu. Domanda: sì, anch'io questo lo so, che ho sentimenti ed emozioni come tutti. Risposta: allora i sentimenti e le emozioni sono i primi gradini della percezione. Le percezioni sono di vario livello. Esistono varie vibrazioni, anche uno schiaffo è una vibrazione. Dedicatevi alla ricezione di quello che vivete, dedicatevi all'attenzione dei vostri stessi pensieri, siate attenti a quello che vi capita, perché anche un semaforo rosso
vi dice qualcosa. Con questo non vogliamo portarvi ad analizzare tutto ciò che vi capita, ma ad osservare ciò che quel semaforo rosso fa vibrare in voi, che molto spesso è ansia. Allora domandatevi da dove viene quest'ansia e soprattutto perché cercate ancora di vivere nell'ansia. Domanda. A queste domande noi possiamo rispondere solo con il ragionamento e con la nostra mente. Mi sembra di aver compreso che ci invitavate a dare maggiore risalto ai nostri sentimenti e alle nostre emozioni, mettendo in seconda linea i nostri ragionamenti. Risposta. Non ti stiamo dicendo di ragionare sull'ansia, ma di osservare i vostri sentimenti, non per giudicarli o per analizzarli. Il primo passo per tutti voi è quello di rendervi conto che ci sono delle vibrazioni distorte che non seguono il vostro pensiero. Allora, anche se voi con il pensiero state tranquilli, il vostro corpo percepisce ansia e quello dell'ansia è solo un esempio. Può essere rabbia o può essere malinconia, così come può essere gioia o serenità. A volte vi sentite sereni pure se i vostri pensieri sono inquieti. Questo ve lo diciamo per farvi accorgere che la vostra capacità di percepire è quella che muove il vostro essere ed è più forte della vostra mente il più delle volte. Domanda. Tu hai fatto il bell'esempio del semaforo rosso. A me sembra per indicare che noi dobbiamo analizzare continuamente anche i piccoli dettagli della nostra vita. Adesso volevo chiederti tutto questo, l'analisi continua dei dettagli della nostra vita. Risposta, non l'analisi, l'osservazione. Domanda. Allora tutto questo, secondo me, da quello che ho capito, dovrebbe portarci a trascendere noi stessi per quello che siamo adesso. E allora la mia domanda è questa. Le varie ginnastiche spirituali che adesso vigono e sono di moda, palestre spirituali, eccetera, sono veramente valide per trascendere ciò che noi adesso siamo? Grazie. Risposta. Tutto vi può aiutare, così come tutto può essere inutile. Dipende da voi, come tutte le cose. Possiamo dirvi che tra di voi c'è bisogno di ritrovarvi per uno scopo, con uno scopo ben preciso, quello di evolvervi, per esempio. Avete bisogno allora di un punto di incontro che vi ricordi di questo vostro scopo. Ecco a cosa servono le palestre di cui hai parlato, che non sono tanto differenti da questi vostri incontri con noi. Perché vedete, fratelli, noi vorremmo aiutarvi, ma sta a voi farvi aiutare. Allora, ognuno di voi ha una disponibilità diversa nei nostri confronti e quindi il passo lo fate comunque voi. Non siamo noi che di natura siamo disponibili con voi. Siete voi però a dover decidere in che modo ritrovarvi. Avete molti strumenti a vostra disposizione e il tempo in cui vivete vi agevola rispetto al passato. Dunque potreste scegliere di seguire diverse strade, ma la migliore per voi è quella che sentite vostra, è quella in cui vi sentite a vostro agio. Non vi dovete sforzare e non dovete sentire il peso di ciò che state facendo, perché trovare l'amore in voi dovrebbe essere una gioia e non un dovere. Ed è così. E queste nostre parole vi mettono serenità perché vi ricordano qualcosa che voi già sapete, che è scritta in voi. Altrimenti queste parole resterebbero nell'aria e non avrebbero nessun effetto in voi. Domanda. Posso fare una domanda? Io volevo chiedere una cosa. Spesso mi capita che all'improvviso in casa, ma di solito al mattino, io mi alzo serena e tranquilla. Poi all'improvviso mi prende una grande agitazione e una grande malinconia che non riesco a dominare. Cerco di dominarla, ma non ce la faccio. Mi è stato consigliato di riprendere lo yoga, che avevo lasciato per tanti motivi. Ora io volevo chiedere, come mai all'improvviso, nel bel mezzo di una mattinata in cui io mi sono alzata serena e tranquilla, mi sento all'improvviso profondamente sola e profondamente malinconica. Mi raccomando, prego, rivolgo un pensiero all'alto. Ecco, volevo una spiegazione in merito, se naturalmente la domanda è pertinente,
se mi è consentito. Risposta: le vostre malinconie appartengono il più delle volte alla vostra mente. La vostra vibrazione è in genere su un altro livello, ma la vostra mente ha difficoltà a seguire quel livello. Lo yoga in un certo senso ti aiuta ad aggiustare la tua mente, perché interviene soprattutto lì. Sta a te decidere come risolvere un tuo problema. Questo te lo diciamo non perché non ti vogliamo rispondere, ma perché sappiamo che non è imboccandoti che imparerai a mangiare. Allora ricordati che puoi avere fiducia nelle tue facoltà, nelle tue possibilità, e che sei in grado tranquillamente di superare positivamente quelli che chiami brutti momenti. Ti ricordiamo che non devi chiedere di qua e di là consigli, perché risulteresti persona insicura, che invece non sei. Allora non dare agli altri la possibilità di scaricare su di te l'idea dell'insicurezza, perché non ti arricchisce e soprattutto, dato che non sei un'insicura, non cercare l'insicurezza, perché evidentemente è un qualcosa che non ti appartiene più. Cerca piuttosto di ritrovare in te quella voglia di vivere positivamente le tue giornate e di affrontare con la luce del sole le mattinate e le serate, perché anche quando non lo vedi, il sole comunque brilla. Domanda: ti ringrazio. Allora, fratelli, vi salutiamo. Rilassatevi anche quando non siete qui, perché i nostri incontri con voi durano il tempo che voi volete che durino, ma possono proseguire oltre queste porte. Sta a voi porre l'orecchio, perché ci siamo per tutti voi. Pace a voi tutti.